Ho accolto con molto piacere l'invito di FIAIP perché credo sia un'occasione importante per tutti coloro che sono nel settore, ma anche noi che facciamo politica attiva. Ed è per questo che ho voluto essere presente fisicamente, sia per ascoltare le proposte che vengono dal mondo del settore immobiliare, ma anche per fare delle proposte che noi abbiamo già, diciamo, imbandito nella Camera e al Senato e che sono fondamentali per questo settore. Il settore dell'immobiliare è il motore trainante dell'economia, lo sappiamo tutti benissimo, ormai da decenni. Veniamo da un momento particolare perché dopo 10 anni di una grossa crisi finanziaria ed economica del settore è ripartito grazie al volano del superbonus, che però è stato concepito in modo scellerato nei tempi e nei modi ed oggi ne pagano tutte le conseguenze. Ecco, noi dobbiamo superare questo momento senza colpire le imprese ma anche i professionisti che lavorano nel settore, ed è per questo che come Forza Italia, a mia prima firma, a luglio ho presentato una proposta di legge che va proprio in questa direzione. Efficientamento energetico, sismico e idrico degli immobili, senza promettere la casa grazie a nessuno perché è solo uno slogan ed è una cosa che ha creato problemi, ma dobbiamo farla in modo proporzionale in base all'aumento delle classi energetiche e sismiche e indirettamente proporzionale in base al reddito di ciascuna persona, dando un apposito spazio all'efficientamento sia energetico che è fondamentale, ma non ci scordiamo nemmeno quello sismico che il nostro paese è ogni momento a rischio e dobbiamo risolverlo. Circa il 75% degli immobili nel nostro paese non rispetta questi requisiti perché costruiti in tempi dove la normativa non lo permetteva e oggi dobbiamo adeguarsi. Non perché ce lo impone l'Europa, ma perché dobbiamo dare una qualità migliore ai nostri cittadini per vivere e per la collettività un risparmio esterno di emissioni e anche un rischio sismico minore. Per cui ho fatto questa proposta di legge, come è stata fatta dai miei colleghi al Senato, che fra l'altro è già incardinato, sulla rigenerazione urbana. E io dico che una rigenerazione urbana deve essere associata anche ad una rigenerazione economica e sociale. E questo si fa soltanto dando via le ideologie che ci sono state fino ad oggi, che non ha permesso di fare una vera rigenerazione urbana negli ultimi 10 anni perché c'era la politica dei no. Noi vogliamo politici dei sì e dei fare, ed è proprio per questo che nella nostra decreto legge che stiamo esaminando abbiamo dato spazio anche alle demolizioni, alle riqualificazioni, alle ristrutturazioni, alle perequazioni e al cambio di stazione d'uso, e soprattutto dobbiamo fare delle direttive che semplificano tutte quelle che sono le pratiche amministrative.